Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, il cazzaro che vi parla. Oggi siamo qui sul mio canale perché andremo a vedere ben tre moduli e le tattiche personalizzate utilizzate dai pro player, e inoltre vi darò anche alcuni consigli riguardanti i ruoli e le indicazioni da dare ai vari giocatori. Iniziamo subito con il primo modulo. Il primo modulo è il 4-1-2-1-2, dove terzini vi consiglio sempre di mettere come indicazione stare dietro in difesa, in modo tale che non vi troverete mai scoperti, dato che in questo FIFA 18 è veramente difficile difendere, in modo tale che non sarete mai scoperti in difesa, ma avrete sempre i terzini a dare sostegno. Invece, la seconda cosa riguarda gli attaccanti, io consiglio sempre di mettere attaccare alle spalle, in modo tale che gli attaccanti si infilano negli spazi e potete tranquillamente scavalcare la difesa, soprattutto perché appunto quest'anno le difese veramente lasciano tantissimo, ma tantissimi spazi. Per questo modulo andiamo a vedere subito le tattiche personalizzate. Come prima cosa è la velocità: mettete 65, passaggi 50, posizione organizzata. Poi, per quanto riguarda invece la creazione delle occasioni, io consiglio di mettere 56 come passaggi, i cross 66 e i tiri 74. E infine, per quanto riguarda la difesa, il pressing 76, perché veramente è utilissimo per evitare che veniate schiacciati troppo in difesa, l'aggressività 65 e l'ampiezza squadra 53. E infine la linea difensiva copertura. Queste sono le tattiche personalizzate utilizzate dal principe alla finale delle regionali, con il principe che ha vinto appunto questo torneo. Il secondo modulo è invece il 4-3-3. Gli attaccanti vi consiglio di mettere in striscia alle spalle e pressa difensori. Per quanto riguarda invece gli esterni, io vi consiglio di mettere in striscia alle spalle intercettazioni aggressive, in modo tale che attacchino direttamente al possessore di palla, in modo tale da fargli perdere tempo e permettere ai difensori di ritornare in difesa. Per quanto riguarda invece il COC, io consiglio di mettere svaria, in modo tale che sia più libero e possa vagare un po' per il campo. E infine, per i terzini, mettere restare dietro in attacco, in modo tale che quando attaccate tutti insieme i terzini restino sempre a copertura della difesa per evitare eventuali contropiedi degli attaccanti dell'altra squadra. La velocità 65, passaggi 50, la posizione organizzata, creazione delle occasioni 56 per i passaggi, i cross 66 e i tiri 74, posizione libera. Per quanto riguarda invece la difesa, che quest'anno veramente, ripeto, è difficilissimo difendere, abbiamo il pressing di 76, l'aggressività di 65 e l'ampiezza squadra 53. Infine, la linea difensiva abbiamo messo copertura. L'ultimo modulo che andremo a vedere invece oggi è il 4-4-2, che forse è uno dei più utilizzati in questo FIFA. Sconsiglio veramente i moduli con i tre difensori centrali perché è difficilissimo veramente non farsi bucare. Però andiamo subito a vedere questo modulo. Potete tranquillamente mettere, come al solito, attaccare alle spalle per quanto riguarda gli attaccanti, invece i terzini obbligatoriamente rimanere dietro in attacco. Per quanto riguarda invece le tattiche personalizzate, l'anno scorso il principe ha utilizzato le seguenti: velocità 75, passaggi 55, posizione organizzata. Creazione occasione invece abbiamo i passaggi con 65, i cross 30, perché sicuramente con questo modulo si cerca più di infilarsi negli spazi che mettere palle in mezzo. Per questo vi consiglio attaccanti come magari Timo Werner, che è velocissimo. Poi abbiamo i tiri 60, la posizione sempre libera, difesa 45, aggressività 70, ampiezza squadra 48. E infine abbiamo la linea difensiva sempre con copertura. L'anno scorso con queste tattiche il principe è riuscito a fare veramente cose incredibili, ma anche altri pro player italiani e non solo. Speriamo che anche quest'anno queste tattiche possano funzionare. Ovviamente potete modificare qualche parametro in base al vostro stile di gioco. Per mia esperienza mi sono trovato veramente molto ma molto bene. Per adesso è tutto con queste statistiche qui. Mi informerò su nuove tattiche personalizzate o anche assegnazioni di ruoli, eccetera. Dal cazzaro è tutto, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e a seguirmi su Instagram. Per adesso è tutto, ci becchiamo in un prossimo video.